Buongiorno ragazzi, bentornati. E insieme alla mia socia, alla mia mascotte, alla mia portafortuna, alla mia bambinella, la gattona Sophie, siamo qui per un nuovo argomento di enorme importanza. Parliamo di Galileo Galilei. Sophie, scalpita, non vuoi restare con me tutta la lezione ad aiutarmi? Galileo Galilei, l'inventore, si può dire. Sophie, stai buona. Io direi di lasciarla andare, va bene, Sofia. Mai e mai che starai con me per aiutarmi qui nelle video lezioni. Allora, Galileo Galilei, l'inventore, si può dire, del metodo scientifico, il padre della scienza, nonché il teorizzatore dei tre principi della fisica moderna, della fisica classica, che infatti viene chiamata anche fisica galileiana, grande astronomo e grande matematico. Bisogna tenere presente che Galileo Galilei è proprio di base un matematico. Galileo Galilei non nasce come fisico, come astronomo, nasce come matematico. Sarà la sua straordinaria competenza matematica a permettergli di innovare l'astronomia e la fisica. Questo vale anche per altri personaggi come Newton. Anche Newton, vedremo, era uno straordinario matematico con una grandissima capacità di calcolo. Newton non nasce come fisico, non nasce come studioso di ottica e così via. Galileo Galilei è fondamentalmente, è di base, un matematico. Questo bisogna ricordarselo. Galileo Galilei nasce nel 1564. Galileo Galilei è di Pisa oppure di Firenze? Perché gli abitanti di Pisa e di Firenze un po', come dire, litigano un po' su questo punto. Galileo Galilei è di Pisa, nel senso che è nato a Pisa nel 1564, però poi a 10 anni di età, nel 1574, si trasferisce con tutta la sua famiglia a Firenze. Ma in realtà, nelle prime fasi della vita di Galileo è tutto un susseguirsi di trasferimenti da Pisa a Firenze, da Firenze a Pisa, di nuovo da Pisa a Firenze, eccetera, come adesso vedremo. Il padre si chiama Vincenzo, la madre si chiama Giulia. Il padre è un liutista, cioè un suonatore di liuto, ed è anche un professore di musica, insegnante di musica. Quindi il padre era un artista, era un musicista. A Firenze Galileo Galilei ha la sua educazione, prima privatamente, gestita privatamente, poi presso i padri Camaldolenzi. Nel 1581 lui torna a Pisa, perché? Per iscriversi all'università. Non esisteva infatti in quel momento un'università a Firenze, una università vera e propria a Firenze. Galileo, attenzione, si iscrive a medicina. Ben presto, però, il curriculum degli studi che viene insegnato all'Università di Pisa inizia a non interessarlo. La medicina all'epoca era basata su teorie filosofiche antiquate, proprio di autori antichi come Galeno o addirittura le opere biologiche di Aristotele. Non vi era alcun esperimento, quindi a Galileo inizia a non sembrare tanto interessante lo studio della medicina. Viene invece colpito sempre a Pisa da alcune lezioni di geometria da parte di un magister, di un insegnante che si chiama Ostilio Ricci, e quindi pensa di cambiare facoltà, orienta i suoi interessi definitivamente verso la geometria, verso la matematica. E quindi, insomma, sempre a Pisa, cambia facoltà. Per fortuna il padre gli diede il benestare, perché all'epoca non potevi iscriverti ad un corso universitario senza il consenso di tuo padre. Per fortuna il padre di Galileo fu piuttosto aperto, moderno, disse al figlio, disse a Galileo: se tu pensi che la tua strada, il tuo interesse vada verso le matematiche, allora iscriviti al corso di matematica. Per fortuna, perché se il padre non avesse dato il consenso, Galileo Galilei non sarebbe mai diventato Galileo Galilei. Il padre preferiva medicina, forse per lo stesso motivo per cui oggi molti genitori preferiscono medicina piuttosto che matematica all'università per i propri figli, perché medicina
era all'epoca, come appunto forse oggi, più remunerativa rispetto ad una laurea in matematica, però per fortuna il padre di Galileo assecondò la propensione, la tendenza, l'interesse del figlio. Cosa succede? Nel 1585 Galileo abbandona gli studi di matematica all'Università di Pisa senza essersi laureato e si trasferisce a Firenze. Naturalmente si sprecano gli aneddoti veri o inventati sul fatto che Galileo, come studente di matematica a Pisa, ben presto, ne sapesse più dei suoi maestri, quindi non aveva niente da imparare. E non volle perdere tempo nel laurearsi. Galileo Galilei, forse molti non lo sanno, l'inventore della scienza moderna, non era laureato, d'accordo? Non era laureato, non ebbe bisogno della laurea. Torna nel 1585 a Firenze senza essersi laureato a Pisa e si guadagna da vivere come con le lezioni private. Attenzione, che cosa succede? Per l'ennesima volta torna a Pisa nel 1589. Lui torna a Pisa perché? Perché l'università di Pisa gli offre la cattedra di matematica per l'insegnamento della matematica e evidentemente all'epoca funzionava così. Anche se Galileo non era laureato in matematica, un'università aveva il potere comunque di offrirgli la cattedra dell'insegnamento di matematica. Galileo quindi diventa professore universitario a Pisa. Dopo qualche anno, però, attenzione, si sposta all'Università di Padova nel 1592, sempre come professore. Noi oggi diremmo professore ordinario di matematica. A Padova lui non si occupa soltanto di matematica, di materie teoriche, inizia anche a portare avanti i suoi famosi, celebri e produttivi esperimenti sul moto dei gravi in caduta libera, sulle oscillazioni del pendolo e così via. Per farlo, lui, che è l'inventore del metodo sperimentale, non si accontenta di leggere e scrivere dei libri, fa delle esperienze, degli esperimenti, fonda le sue teorie fisiche sull'esperimento. E questo sarà ovviamente alla base del metodo scientifico sperimentale che Galileo, diciamo così, inventa, anche se non è il primo ad aver pensato ad un metodo scientifico con al centro l'esperienza. Vi ricordate? Ci sono tanti anticipatori di questo. Abbiamo visto ovviamente Francesco Bacone, Pietro Ramo, Jacopo Zabarella, vi ricordate? Ve li ho citati nel corso delle lezioni su Francesco Bacone. Ricordate che Jacopo Zabarella, l'aristotelico padovano che aveva ipotizzato un metodo scientifico basato sull'esperienza, lui appunto era un aristotelico padovano, quindi aveva insegnato Zabarella a Padova prima dell'arrivo di Galilei, quindi Galilei probabilmente si è giovato a Padova dell'atmosfera, degli studi, degli scritti degli aristotelici padovani, il cui gruppo era stato ovviamente fondato dal grande Pietro Pomponazzi. A Padova, inoltre, cosa che è stata rilevata di recente, esisteva una delle poche copie al mondo degli antichi manoscritti di Archimede. Galileo Galilei sapeva leggere e scrivere perfettamente in latino e greco, come accadeva a tutti gli scienziati e a tutti gli uomini di cultura dell'epoca. Era impensabile che avvenisse come oggi, che molti scienziati non conoscono bene il latino o il greco. Galilei ebbe modo di leggere gli antichi manoscritti dell'opera, ovviamente era stata copiata, ricopiata più volte, gli antichi manoscritti che avevano conservato le opere originali di Archimede di Siracusa, il quale pure
parlava dell'importanza dell'esperienza, dell'esperimento per la scoperta scientifica. Questo non per togliere merito ovviamente a Galileo Galilei, ma qualunque scoperta, qualunque idea nella storia ha sempre dei precursori. Non è che si inventa, qualcuno si inventa tutto quello che si inventa dal nulla, senza che vi sia stato nulla prima. E in questo caso Galilei abbiamo visto gli antecedenti cinquecenteschi dell'uso dell'esperienza per ottenere conoscenze nello studio della natura, ma ci sono anche precursori medievali, ovviamente lo straordinario Ruggero Bacone, omonimo del successivo Francesco Bacone che ho ricordato prima, ma anche precursori antichi, cioè l'idea di molti storici della scienza è che il metodo scientifico sperimentale fosse stato abbozzato o comunque già almeno in parte adoperato dagli antichi, e sicuramente tra gli antichi c'è proprio Archimede di Siracusa, i cui manoscritti stavano proprio a Padova e che Galilei lesse a Padova. Quindi Galileo sperimenta sul movimento, sulle questioni relative al movimento, e come fa a farlo? Mette su un vero e proprio laboratorio e in cui fa i suoi esperimenti, giovandosi anche di strumenti costruiti appositamente. Ben presto il laboratorio viene gestito da un operaio salariato, che è appunto Galileo, che Galileo paga. Nel 1609 lui ha il colpo di genio. Lui sente parlare di un occhiale, lo chiama così, che ingrandisce gli oggetti. Galilei lo chiamerà sempre occhiale o cannocchiale, ma noi lo possiamo anche chiamare, ovviamente, come si usa oggi, telescopio. Galilei, lo sapete, non è l'inventore del cannocchiale. Il cannocchiale già esisteva. Veniva utilizzato, per esempio, per la navigazione, per ingrandire gli oggetti, ampliare la percezione sensoriale attraverso le lenti, per ingrandire gli oggetti, che possono essere delle navi in lontananza, oppure un faro, oppure ovviamente una costa, un porto. Veniva usato in ambiti quali la navigazione, quindi in ambiti terrestri, naturalmente. Galileo è il primo a pensare di poter puntare il cannocchiale, il telescopio, verso il cielo, cioè usare il cannocchiale non solo per ingrandire le navi, le montagne, gli oggetti sulla Terra, gli oggetti terrestri, ma anche per ingrandire gli oggetti celesti, gli astri, a partire dalla Luna, che sarà il primo astro che Galileo osserverà con il cannocchiale. Quindi inizia lui a costruire, insieme appunto al suo operaio salariato, un cannocchiale. Ovviamente i cannocchiali che si usavano nella navigazione non andavano bene per le osservazioni celesti, perché le osservazioni celesti erano osservazioni di oggetti a distanze enormemente più grandi rispetto agli oggetti osservati durante la navigazione. Quindi lui cerca di adattare i cannocchiali esistenti, insomma, deve costruire un altro tipo di cannocchiale. I materiali per costruirlo sono facilmente disponibili perché Padova si trova vicino a Venezia, dove vi era una fiorente industria del vetro, e quindi i materiali, i vetri che servono per le lenti del cannocchiale, Galileo se li procura a Venezia. È molto interessante riflettere su come Galileo pian piano arrivò alla costruzione di un cannocchiale funzionante. Non fu certo una cosa istantanea e facile. Anche nelle sue lettere private, Galileo parla di questo processo. Dice: ho provato con una lente concava, non si vede niente, ho provato con una lente un po' meno concava, si vede un po' meglio, ho provato con due lenti, non una concava e una convessa, oppure due lenti, tutte e due convesse, e così via, una più piccola, una più grande, insomma.
Ci vogliono numerosi tentativi prima di trovare le lenti giuste, i vetri giusti affinché il cannocchiale riproduca correttamente le immagini celesti. E allora Galileo punta primo nella storia il cannocchiale verso il cielo, il telescopio verso il cielo, e fa delle scoperte di eccezionale importanza che ora diremo tra pochissimo. Queste scoperte vengono pubblicate da Galilei, attenzione, nel 1609 nel Sidereus Nuncius. È un'opera in latino che significa Sidereus Nuncius, annuncio siderale, annuncio universale, annuncio sull'universo di quello che io ho visto nel 1613 nella Historia sulle macchie solari. In realtà il titolo di quest'opera è più lungo e complesso, però noi, come spesso si usa, lo indichiamo in maniera abbreviata. Potete andare a vedere il titolo completo su qualunque libro di testo oppure su internet. Storia sulle macchie solari. Quindi questi sono i due scritti in cui Galilei espone le sue scoperte. Nel 1609 Sidereus Nuncius, nel 1613 Storia sulle macchie solari. Uno scritto è in latino, l'altro è in volgare italiano. Nel frattempo, attenzione, tra questi due scritti alla fine del 1609 Galilei da Padova è tornato a Firenze perché ha avuto un'offerta diretta dalla famiglia dei Medici, dai Granduchi di Firenze. Galilei quindi resterà stabilmente per molto tempo a Firenze dopo aver lasciato Padova. Lui assume l'incarico di matematico primario dello studio di Pisa e di matematico personale del Granduca. Lo so che sembra strano, l'incarico dice matematico primario dello studio di Pisa, però lui si trova a Firenze, matematico personale del Granduca, quindi si trova direttamente al servizio dei Medici, direttamente al servizio del Granduca di Firenze. Se andate a Padova, all'interno dell'università esiste ancora il punto, la stanza da cui Galilei osservò il cielo col telescopio, la cosiddetta specola galileiana. Vi fanno pagare un biglietto anche abbastanza salato per visitare proprio la stanza in cui Galilei puntò il telescopio verso il cielo, una stanza che ovviamente era adibita ad osservatorio astronomico. Il fatto che Galilei si sia trasferito a Firenze spiega perché Galilei dedicherà molte delle sue scoperte astronomiche ai Medici, ai Granduchi di Toscana. Che cosa vede Galileo con il cannocchiale? Lui vede una serie di cose che gli sembrano confermare il sistema copernicano e che invece sembrano smentire, falsificare il sistema tolemaico. A seguito di queste osservazioni, Galileo diventerà un forte, radicale partigiano del copernicanesimo, dell'eliocentrismo. Infatti, le sue osservazioni sembrano davvero mandare in pezzi alcuni dogmi, alcuni punti fondamentali del sistema tolemaico, del sistema geocentrico. Tuttavia, fate attenzione perché questo è molto importante, Galileo non dimostra con certezza la veridicità, la verità fisica del sistema copernicano. Fate molta attenzione a questo. Galilei ha tanti indizi che vanno contro il sistema tolemaico e a favore del copernicanesimo, dell'eliocentrismo, ma non avrà mai la prova certa e definitiva, non avrà mai una dimostrazione definitiva del movimento della Terra, si intende del movimento della Terra intorno al Sole, fermo nell'universo, almeno dal punto di vista della Terra.
Tuttavia lui diventa un forte sostenitore del sistema copernicano. Che cosa vede Galileo? Galileo punta prima di tutto il suo telescopio sulla Luna. Galileo vede che la Luna somiglia alla Terra in tutto e per tutto. La Luna non sembra assolutamente costituita di materiale trasparente, no? Ricordate che secondo i tolemaici, a differenza del mondo terrestre, il mondo dei cieli, che sta alla periferia dell'universo, il mondo celeste, avrebbe dovuto essere formato da un quinto elemento, da etere cristallino, un elemento come simile a una specie di diamante trasparente, impossibile da scalfire. E allora la Luna sembra invece una massa terrosa, del tutto analoga alla Terra. Ma cosa ancora più importante, la Luna avrebbe dovuto, secondo i tolemaici, essere perfettamente sferica, come tutti gli altri pianeti, come tutti gli altri astri che i tolemaici consideravano pianeti, perché consideravano ovviamente anche la Luna un pianeta. Invece la Luna non ha una forma perfettamente sferica, somiglia alla Terra nel senso che Galilei osserva con il cannocchiale montagne e avvallamenti sulla Luna, avvallamenti e montagne che sembrano anche più pronunciati rispetto a quelli della Terra. Ovviamente questi avvallamenti verranno poi chiamati mari, anche adesso nell'astronomia moderna si chiamano mari sulla Luna, anche se sulla Luna non c'è acqua, perché ovviamente se ci fosse stata acqua, quelli sarebbero stati i mari della Luna. Insomma, la Luna non ha una superficie perfettamente sferica, ha delle montagne, ha delle sopraelevazioni e ha degli avvallamenti esattamente come la Terra. La Luna non solo non sembra fatta di cristallino, di questo diamante trasparente, ma cosa che è ancora più importante, non è sferica. E questo ovviamente viene interpretato da Galileo come una falsificazione del sistema tolemaico. La Luna sembra a tutti gli effetti simile alla Terra, e ovviamente ha elevazioni e ha degli avvallamenti esattamente come la Terra. La Luna non solo non sembra fatta di cristallino, di questo diamante trasparente, ma cosa che è ancora più importante, non è sferica. E questo ovviamente viene interpretato da Galileo come una falsificazione del sistema tolemaico. La Luna sembra a tutti gli effetti simile alla Terra. E ovviamente è vero anche l'inverso, cioè la Terra sembra simile alla Luna. Queste altre osservazioni sembrano mettere decisamente in discussione l'eterogeneità dell'universo. Ricordate la distinzione tra mondo terrestre e mondo celeste, che era uno dei punti focali della teoria tolemaica. E invece sembrerebbe che il mondo terrestre, la Terra, abbia le stesse caratteristiche di un corpo che si trova nel mondo celeste, cioè la Luna. Poi Galileo punta il cannocchiale sul Sole e vede le famose macchie solari, appunto, che abbiamo visto costituiscono anche il titolo dell'opera del 1613. Galileo non sa che cosa sono queste macchie solari, non può saperlo, soltanto recentemente la scienza ha scoperto che cosa sono, ma l'importante è che vi siano delle macchie, cioè il Sole, ancora una volta, come la Luna, non sembra costituito di cristallino, di materiale trasparente. Insomma, dovrebbe essere biancastro, bianco, qualcosa del genere. E il Sole ha differenti macchie, cioè il Sole nelle sue varie zone cambia colore. Ma la cosa più importante è che queste macchie solari si spostano. Cioè Galileo vede alcune zone di un certo colore nel Sole, queste zone del Sole si spostano, d'accordo? Queste macchie solari lui non può sapere che cosa siano. Queste zone colorate di diversi colori nel Sole lentamente si spostano lungo la superficie del Sole. E qualunque cosa siano le macchie solari, Galileo dimostra che, a differenza di quello che dicevano i tolemaici, nel Sole vi sono imperfezioni, ma soprattutto nel Sole vi sono mutamenti.
vi sono fenomeni di nascita, di crescita, di corruzione di qualcosa, ciò che era assolutamente negato dal sistema tolemaico. Secondo il sistema tolemaico, il mondo celeste perfetto non poteva avere uno sviluppo, non poteva possedere dei fenomeni, non poteva avere un divenire. Secondo i tolemaici non vi potevano essere mutamenti, non vi potevano essere trasformazioni all'interno del mondo celeste che era eterno, sempre uguale, non si trasformava. Invece qualunque cosa siano le macchie solari, Galileo dimostra guardando il sole che sul sole vi sono dei processi di mutamento, di trasformazione. E ovviamente questo è in contrasto col sistema tolemaico, è esattamente come le osservazioni realizzate puntando il cannocchiale verso la Luna testimoniano che il Sole, la Luna, insomma, somigliano alla Terra. Sono astri in cui vi sono dei movimenti, vi sono dei mutamenti. La Via Lattea, anche questo è molto importante. Galilei punta il cannocchiale sulla Via Lattea e vede che la Via Lattea è un enorme ammasso di stelle lontanissime. Voi direte, ma non lo sapevano? Assolutamente no. I tolemaici, gli aristotelici, gli scolastici, i peripatetici, i sostenitori della vecchia antica astronomia pensavano che la Via Lattea non fosse affatto un ammasso di stelle, un gruppo di stelle, pensavano che fosse una sorta di nuvola che si trovava più o meno vicino alla Terra, comunque all'interno del mondo terrestre, all'interno di quella che noi chiamiamo atmosfera. E invece Galilei scopre che la Via Lattea, che lui vede ovviamente a grande, forte ingrandimento, è un insieme di stelle lontanissime, di stelle, attenzione, che sembrano anche più lontane di quelle che avrebbero dovuto trovarsi, vi ricordate, sull'ultima sfera, la sfera più esterna tra gli orbi, tra le varie sfere cave dell'universo tolemaico, ovvero la sfera delle stelle fisse. Quindi Galileo dimostra che le stelle sono molte, molte di più di quelle che si pensava, e dimostra inoltre che le stelle, almeno alcune di loro, quelle che hanno una scarsissima luminosità, sembrano essere lontanissime dalla Terra. E questo ovviamente conferma, ricordate, quello che aveva supposto Copernico, ovvero, ricordate, Copernico diceva che la sfera delle stelle fisse si trovava rispetto alla Terra, al Sole, agli altri astri, anche a Saturno, al pianeta più esterno, agli altri astri del Sistema Solare, invece la sfera delle stelle fisse si trovava a una distanza incommensurabile, immensa. Ricordate che Copernico aveva ipotizzato questo per spiegare la mancanza di parallasse, però tuttavia aveva la sfera delle stelle fisse, aveva moltiplicato enormemente la distanza delle stelle dagli altri astri del sistema solare. E quindi Galileo Galilei conferma questo. L'idea dell'infinitismo di un universo infinito si arricchisce di questo indizio importante. Le stelle sono molte di più rispetto a quelle che stanno sulla sfera delle stelle fisse, si trovano anche in altre posizioni, si trovano anche ad una lontananza maggiore rispetto alle stelle che si trovano sulla sfera delle stelle fisse e sono lontanissime, d'accordo? E quindi anche questo è importante. Poi il cannocchiale puntato su Giove fa scoprire Galileo due satelliti di Giove. Oggi sappiamo che i satelliti di Giove sono molto più di due, però Galileo è in grado di vederne due, che chiama appunto astri medicei, appunto l'abbiamo detto, per omaggiare la famiglia dei Medici a Firenze che lo stipendiava. Astri medicei, i satelliti di Giove,
Questa osservazione è eccezionale, ha due conseguenze fondamentali. La prima, anche qui, come nelle osservazioni precedenti, sembra cadere la distinzione tra mondo terrestre e mondo celeste. Cioè, Giove somiglia alla Terra. La Terra ha un satellite, la Luna, secondo ovviamente il copernicanesimo, e anche Giove ha dei satelliti. Quindi Giove somiglia alla Terra. Ah, Giove ha dei satelliti come la Terra ha un satellite. Quindi la Terra non è un'eccezione, vi sono anche altri pianeti che hanno dei satelliti. Questo comporta che non vi è un solo centro dei moti planetari, come dicevano i copernicani. Il centro della Terra immobile al centro universo sarebbe anche il centro proprio geometrico di tutti i movimenti planetari, ma non è così. Già, Copernico aveva cercato di sostenere che vi è, un altro centro. Per lui il centro era il Sole, però di fatto la Luna, ricordate, per Copernico, orbitando intorno alla Terra, aveva il significato di dimostrare che non solo il Sole, ma anche la Terra era il centro di un movimento planetario. E qui ci si aggiunge Giove, dice, Galileo. Anche Giove è un centro alternativo dei movimenti planetari. Non tutti i movimenti planetari hanno come centro il centro dell'universo. Inoltre, poi, il fatto che Giove ha dei satelliti sembrerebbe invalidare, forse l'avete già capito, l'idea tipicamente tolemaica, ricordate, che l'universo, che il mondo celeste sia solido, che il mondo celeste sia solido, formato da tante sfere cave concentriche, aderenti sia pure virtualmente l'una all'altra, e che i pianeti siano infissi all'interno di queste sfere cave. Perché, ovviamente, se Giove invece ha dei satelliti, vuol dire che questi satelliti, cosa fanno? Dovrebbero attraversare le sfere solide dei pianeti vicini, e questo non è possibile. Quindi vuol dire che queste sfere cave non esistono, che il materiale solido, l'etere e il cristallino che i tolemaici dicevano costituire tutto il mondo celeste, in realtà non esiste. Questi pianeti di Giove si devono muovere nell'aria o si devono muovere nel vuoto, non potrebbero esistere, non potrebbero muoversi se tutto fosse materiale solido lì intorno. E poi un'ultima cosa, Galileo osserva anche Venere e vede le fasi di Venere. Ora, io non sono un professore di astronomia, voi sicuramente in astronomia avete studiato che cosa significano le fasi di Venere. Le fasi di Venere erano state previste da Copernico perché se i pianeti girano nelle posizioni previste da Copernico, ci saranno le fasi di Venere. Le fasi di Venere, invece, non avrebbero dovuto esistere secondo il modello tolemaico, e quindi la loro presenza è un ulteriore indizio della verità del copernicanesimo. Si tratta ovviamente di scoperte eccezionali, le scoperte di Galileo, le scoperte astronomiche di Galileo grazie al telescopio. Queste scoperte vengono accettate o meno dai tolemaici? Quali obiezioni vengono rivolte a Galileo? Quali tipologie di obiezioni vengono rivolte a Galileo da parte dei tolemaici? C'è anche un problema, ve lo ricordate? L'idea che queste osservazioni abbiano dimostrato la veridicità del copernicanesimo, cosa che, ripeto, Galileo non potrà mai dimostrare in maniera certa. Comunque, l'affermazione di Galileo, in base al quale queste scoperte dimostrerebbero la verità del copernicanesimo, cozzano contro, ricordate, ne abbiamo parlato parlando di Copernico, ma non solo, anche di Tycho Brahe e così via, cozzano con la lettera della scrittura, che in tanti passi dice che la Terra è ferma e il Sole si muove intorno alla Terra. Quindi c'è un problema, come
come possiamo convincere poi le autorità delle chiese cristiane, sia cattoliche sia protestanti, ma il problema naturalmente di Galileo in Italia è la Chiesa cattolica, che questa teoria copernicana, sia vera se in realtà non è compatibile con la lettera della Bibbia, cioè se la Sacra Scrittura sembra dire esattamente il contrario. Vedremo le obiezioni che vengono mosse a Galileo, le sue risposte, il suo diventare un sostenitore accanito del copernicanesimo e il suo cercare di dimostrare la veridicità del copernicanesimo non soltanto attraverso delle scoperte, ma attraverso delle riflessioni filosofiche e teologiche. Possiamo concludere qui questa lezione. Continuiamo la prossima volta, vediamo le reazioni e le spiegazioni, le reazioni alle scoperte astronomiche di Galileo e le reazioni di Galileo e la sua visione filosofica e teologica per cercare di dimostrare la bontà del copernicanesimo. Alla prossima, continuate a seguirmi, grazie.